Tecnicamente questa sfida, la Sampdoria si schiera con il 3-5-2, Ciccio Pedone manda ovviamente davanti al portiere Krapikas, Bambo, Diaby, Pastor e Tissone, la linea 3 difensiva, poi a centrocampo gli esterni sono Tomic a destra, Tessiore a sinistra, Cioce il capitano, spalleggiato da Iachi e Baumgartner, e davanti il tandem di provata consistenza, Vrioni, Balde. Risponde con il 4-3-3 consueto Federico Guidi, con davanti a Santalino Dix, oggi classe 96, già due minuti al Santeria in Cagliari Fiorentina in Serie A nel 3-5 dei Viola, ha giocato due minuti lì e oggi si ripropone al fianco di Riccardo Baroni, il capitano, e a Adam Sciasnowski come centrali. Sull'altro lato c'è Luca Ranieri, nella linea 3 di centrocampo Valencic è assistito da Agi e Diakate, davanti Mlakar con Alfia. Sistema sul tiro della bandierina, vediamo, ora vanno a posizionarsi tutti al centro dell'area gli uomini in viola. Krapikas con il pugno sbroglia, come la trova lo spunto, può crossare, pallone interessante, caso la girata, poi ancora la difesa che sbroglia, pericolo viola, ancora Dix che riceve dopo la deviazione, la mette al centro, Diakate la va a cercare ma viene anticipato. Questo spazio laterale. È cambiata la partita dopo i primi 10 minuti, Diakate la palla messa oltre il fondo, il Dennis Baumgartner da Salica, Slovacchia, attenzione ancora qui Caso che se ne va, inseguito da Bambo Diaby, s'accentra, la mette al centro dove arriva Perez che sbaglia l'appoggio e il controllo, deve dar via la palla, lo fa puntualmente. Lo spunto sulla sinistra ora di Ranieri, pallone in aria. Tempo, fischierà come la palla spioverà al centro dell'area. E va in porta direttamente, va in porta direttamente, incredibile, incredibile. Il gol della Fiorentina proprio allo scadere, vedete il tempo di far entrare ora tutti dalla panchina perché si può andare direttamente negli spogliatoi. È andato a vuoto Krapikas. Una traiettoria molto difficile secondo me da leggere, visto quell'intervento per vedere che la tocca Krapikas, nel posizionamento iniziale. Lui era preoccupato secondo me perché all'inizio comunque è stato schiamato lo schema e i giocatori della Fiorentina erano tutti davanti a lui, poi si sono aperti, lui aveva lo spazio secondo me per attaccare diversamente quella palla. È stato fortunato comunque il giocatore della Fiorentina che voleva metterla dentro sul secondo palo per inserimento dei compagni, eccolo qua al momento. Intanto ci ha provato Perez, ora si accentra la Sampdoria, si muove molto bene Tomic, va a occupare lo spazio sulla catena destra, qui prova il destro, la palla che spiove lì dove la Sampdoria non riesce a toccarla per il pareggio. Ancora Vrioni, sono tutti lì dentro l'area, occasione Doria, la parata a terra dell'estremo difensore, forse Pastor. Sì, abbiamo visto inquadrato, attenzione perché Mlakar è solo, Mlakar la mette al centro e qui c'è un errore abbastanza clamoroso. Balde, la conclusione deviata, Santalino sotto la traversa, pericolo, un siparietto per lui non piacevole. Mlakar col sinistro, la chiusura perfetta alla diagonale, troppo lungo comunque. Che porta gli spogliatoi c'è Federico Chiesa, uno dei gioiellini di questa cantera. Ed eccolo il triplice fischio, festeggia la cantera viola, festeggia la cantera viola, dunque viola che si impongono per una rete a zero. La rete decisiva è stata messa a segno da Joshua Giovanni Perez al 46esimo minuto del primo tempo.